Siamo qui a Montecatini Terme, sono Alessio Ferroni del laboratorio GECO e siamo qui con gli studenti del corso appunto di architettura per fare una dimostrazione di un rilievo qui al municipio di Montecatini. Abbiamo appena spiegato ai razzi come funziona e come abbiamo fatto la nostra rete di inquadramento. Ci troviamo ora a dimostrare come faremo oggi l'esercitazione di fotogrammetria. Stiamo mostrando appunto il software che utilizzeremo per fare il volo. I ragazzi ora sono pronti a mettere i target che ci serviranno per la facciata e per avere una restituzione ortofoto della facciata. Per arrivare a una descrizione metrica dell'oggetto che vogliamo rilevare, in questo caso questo palazzo, dobbiamo impostare un sistema di riferimento. Per fare questo però devo avere delle coordinate geografiche vere in un sistema di riferimento ufficiale. E questo l'abbiamo fatto, questa prima rete di inquadramento generale che è composta da 5 punti che circondano l'edificio. Questo primo rilievo è stato fatto col GPS, collegando due di questi punti, di questa piccola rete, con due punti esterni già noti. Come lo sfruttiamo il GPS? Lo sfruttiamo come differenziale, cioè facciamo funzionare due strumenti per un certo periodo di tempo su due punti. Quello che otteniamo con alta ottieniamo anche le posizioni assolute dei due punti con la precisione non soddisfacente. Invece con alta precisione otteniamo il vettore nello spazio che unisce questi due punti. Ecco perché la prima fase del rilievo, l'inquadramento generale con alcuni punti che circondano l'oggetto che ci interessa, la facciamo con il GPS, il quale invece mi dà la posizione assoluta dei punti. Abbiamo ottenuto delle precisioni che sono certamente soddisfacenti, al di sotto di un paio di centimetri, e quindi questa rete ora è, da questo punto di vista, può costituire l'inquadramento generale di tutto il lavoro. Ora quello che io devo fare è trasferire le coordinate da questi punti a punti dell'oggetto, quei target che hanno attaccato, che poi verranno fotografati, li riconoscerò sulla fotografia, potrò assegnargli le coordinate e poi dando ad una foto le coordinate ad alcuni punti, riesco con la geometria interna della foto ad avere le coordinate di tutti i pixel che costituiscono quella foto. Quello che sto facendo ora è questo, trasferire le coordinate da questo punto ai target che hanno attaccato e che saranno visibili nella fotografia. Qui stiamo determinando la posizione esatta di un punto evidenziato da questo target a triangoli bianchi e neri, in modo da essere poi il punto riconoscibile bene in fotografia quando verrà fatto volare il drone e che scatterà delle riprese digitali dall'alto. E noi determiniamo le coordinate in modo che, dandole poi al punto corrispondente sulla fotografia, possa essere diciamo, georeferenziata da questa posizione che impedisce la visibilità intorno, ma vede benissimo il cielo. Lui sta prendendo 28 satelliti, e perché ormai non c'è più solo il GPS, come sapete, ma c'è altre tre costellazioni e questo strumento le prende tutte, quindi ha un numero enorme di satelliti che gli consente di giungere ad una buona precisione in tempi molto brevi. Allora, ora sto eseguendo il volo automatico, quindi 1 metro al secondo. Siamo circa già al 15% del piano di volo, grosso modo. Quindi il volo durerà all'incirca 11 minuti, ecco. Campagna fotografica per il fregio che andremo ad analizzare per poi andare a fare un fotoraddrizzamento con MetaShape. Ci siamo spostati, lo strumento si posiziona qui, abbiamo detto grazie agli altri sensori interni che, come dire, ci consentono di sapere dove sta lo strumento.
Mi guardo intorno, come abbiamo detto prima, devo essere consapevole che certe parti non le potrò avere, mi dovrò posizionare molto più prossima in modo da cercare di scansare la pianta. E quali sono i target che vedo? Quello là dietro non lo vedo, vedo il 1999 e vedo almeno tre di quelli che sono sul balcone, però sono abbastanza distanti, quindi non sono proprio sicurissima che li vedrò bene sulla mia scansione, però sicuramente dal punto di vista, come dire, di copertura della mia facciata ci sono, quindi avrò delle zone d'ombra che dovrò coprire in altra maniera. Riavvio la scansione. Qui si vedono le tre scansioni che abbiamo fatto viste in mappa, quindi dall'alto, e qui possiamo vedere la scansione numero 3 tridimensionale. Praticamente il professore sta facendo una revisione su il modello che hanno creato le ragazze per questo gruppo. Stiamo registrando comunque, quindi tranquille, perché è una cosa interessante insomma, intervistarvi per dirvi cosa. Scusa. Dato che venite da un'università straniera e quindi insomma non so se questa strumentazione l'avete mai utilizzata, l'avevate mai vista. Mi piacerebbe sapere appunto cosa ne pensate di tutto questo corso, cosa avete fatto fino ad ora, se vi è sembrato utile e integrato al vostro studio teorico. Non ho mai visto come si funzionava il laser scanner o come facevo, mentre sei per la prima volta che ho visto come faccio. E io non sono anche iscritta a questo corso, ma io partecipo per imparare questa cosa.